Ciao Giovanni, come stai? Ben ritrovato. Ciao Luca, bene, grazie, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Grazie, grazie a te ovviamente. Tra l'altro ieri avevamo annunciato la tua presenza, poi non siamo riusciti per un motivo o per un altro a fare ieri. Ripropongo oggi, i ragazzi avevano già preparato qualche domanda che andrò a farti, ma sono molti dei tormentoni estivi più richiesti al momento. E tra l'altro Giovanni ha detto che in questo momento di mercato estivo è sempre preso perché arrivano sempre delle novità, quindi magari riusciamo a tirar fuori qualcosa di inedito proprio qua. Bollente. Beh, telefono bollente, ma non il mio, fortunatamente. Il mio di conseguenza, come tanti altri colleghi che chiaramente seguono il mercato. E, no, giusto la premessa, ho Vai. la sensazione che la Juve voglia comunque definire la squadra per l'inizio del campionato. E qui dobbiamo renderci conto di un aspetto. E ancora, manca poco per l'inizio del campionato, manca tanto per la chiusura del mercato. Quindi entriamo nella fase 2 del mercato. La fase 3 sarà quella delle ultime 2 settimane, che potrà riservare ancora tantissime sorprese tra uscite ed entrate. Sì, anche perché io credo che la Juventus almeno altri due, forse addirittura tre colpi, ovviamente a seconda di quelle che saranno le cessioni, dovrà metterli a segno. Te addirittura mi stai dicendo prima dell'inizio del campionato, quindi 12 giorni, mi stai dicendo che da qui a nei prossimi 10 giorni ti aspetti qualcosa, quindi. Da qui magari alle prossime ore, Ah, cavolo! per il semplice motivo che si sta lavorando tanto alle uscite, in particolare a quella di Arthur, che andrebbe a liberare in mezzo il posto per Paredes, e Juve e Valencia stanno lavorando per definire le condizioni minime che possano mettere d'accordo tutti. E poi attenzione all'attaccante esterno, perché almeno uno la Juve deve portarlo in organico subito, in tempo utile per la prima giornata, perché con la squalifica di Ken e Eh con certo, l'infortunio di Aké, è certo. l'esterno sinistro d'attacco contro il Sassuolo, o O lo peschi da quadrado. un altro ruolo, o Cuadrado, o ti inventi qualcos'altro, o fai in modo di prendere un giocatore che possa magari lavorare con i nuovi compagni per una settimana e poi proporlo. Sì, diciamo che la situazione è ingarbugliata e devo dire la verità, inizio a piacere, a farmi piacere questi discorsi di c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è il buco, non perché sia masochista, no? Però perché si comincia a respirare l'aria davvero del campo dopo questi mesi di pausa di mercato. E Arthur, tra l'altro, leggevo che dovrebbe essere un prestito secco, gratuito, della Juventus, con Sì, ingaggio pagato. sarà un prestito secco di un anno. Non so se si riuscirà a mettere l'opzione di rinnovo per un secondo anno. Ok. La questione però è prettamente economica, perché Certo. il Valencia non paga l'intero ingaggio di 8 milioni e 3, mi pare, e la Immaginavo. Juve vorrebbe una copertura minima del 50%. Per adesso gli spagnoli si fermano prima del 50% della somma totale, e quindi si sta trattando. Però nelle ultime ore cresce la fiducia in casa Valencia. C'è stato un contatto tra Gattuso e il giocatore entusiasta del progetto che è stato descritto. E, ripeto, la questione economica, la Eh trattativa certo. sta andando avanti, le parti stanno lavorando. Mi pare siamo entrati davvero nella fase ultima di questa vicenda. Cosa non si fa per liberare un posto all'interno della lista, eh? Perché anche solo pagare 4 milioni, se ci fermiamo al 50%, significa comunque fare. Devi trovare la condizione migliore possibile per un giocatore che, per le sue caratteristiche, non rientra minimamente nei piani di Allegri. Certo. Ricordiamolo, Arthur arrivò sotto la Sarri, gestione cioè di Pirlo, ma Pirlo, preso ma per. l'acquisto fu definito nella stagione di Sarri, Certo. quando si immaginava una Juve completamente diversa. Le caratteristiche di Arthur oggi non si sposano con le idee di Allegri. È vero che a gennaio scorso l'allenatore bloccò la cessione del Ricordo. brasiliano, ma semplicemente perché tra infortuni e la cessione di Bentancur si rischiava di rimanere in pochi in mezzo. Però obiettivamente né il giocatore è disposto a rimanere senza un ruolo primario, né tantomeno il club vuole trattenerlo, anche perché ha comunque un costo esagerato. Quindi si raccoglie il più possibile da questa partenza. È chiaro che continuerà a pesare sulle casse della Juve,
però insomma si farà posto ad un giocatore come Paredes che insomma ha sicuramente caratteristiche diverse, è un registro puro ed è quel giocatore che vuole Allegri. Me l'hai già citato due volte, allora ti faccio una domanda: Paredes è collegato a Rovella oppure no? Perché nella mia idea è, se Rovella parte insieme ad Arthur, allora ecco che arriva Paredes, o comunque arriva a prescindere. Il Arthur, la partenza di la cessione di Arthur crea lo spazio per Paredes. Okay. Solo Arthur, quindi solo Arthur. Basta solo Arthur. Okay. Hai già fatto, già risolto il contratto di Ramsey, quindi esce Arthur, entra Paredes. Il discorso di Rovella è leggermente diverso. Tra l'altro, il Monza nelle ultime ore lo ha chiesto in prestito nuovamente. C'è anche la Cremonese interessata, così come la Salernitana e altri club. Su Rovella però dobbiamo fare una riflessione diversa, cioè McKennie si ferma 3 settimane, Pogba abbiamo capito che insomma 5 settimane poi dovrebbe tornare in campo nei primi giorni di settembre, la Juve congela la posizione di tutti i centrocampisti giovani in rosa, quindi Rovella, Fagioli e Miretti che torna dopo le vacanze e valuta la loro posizione a fine mercato, quando avrà le idee più chiare sia sul recupero di McKennie sia sul recupero di Pogba. Questa che ti faccio non è una domanda nel senso da giornalista quanto più da tifoso, da indovino quasi. E allora il 1° di settembre come potrebbe essere gestito il centrocampo della Juventus? Quale potrebbe essere la lista centrocampisti della Juventus al 1° di settembre, mercato chiuso, secondo te? Ma guarda, io credo che con l'arrivo di Paredes possa magari andare via in prestito Rovella, che a differenza di Fagioli e Miretti non è un CTP, esatto, e quindi andrebbe ad occupare un posto in lista. Credo il Monza possa avere delle buone possibilità, però il mercato è lungo, poi magari si palesa qualche altro club, e però nel frattempo Rovella avrà l'opportunità di mettersi in mostra. È chiaro che bisogna fare tutti gli scongiuri del caso, andasse male la terapia conservativa che sta intraprendendo Pogba per recuperare, allora magari cambia qualcosa, dici quel te. Punto, bisognerebbe rivedere un po' le cose, però oggi a bocce ferme Pogba lo ritrovi a settembre, McKennie stessa cosa, a fine agosto potrebbe già rientrare, insomma hai comunque le idee chiare a mercato aperto. Sui giocatori che dovranno essere protagonisti del reparto. Sembra un po' il classico del fantacalcio, no? Un centrocampista, poi adesso parliamo dell'attaccante e del difensore, perché sono i tre reparti chiave, perché in difesa anche lì qualcosa sembra muoversi. Rugani? Beh, più di qualcosa, perché la questione è che la Juve su Rugani è stata chiarissima. A differenza di Arthur, la Juve non vuole partecipare al pagamento dell'ingaggio di Rugani in caso di partenza. Questo perché lui comunque guadagna 3 milioni e mezzo circa. Lo hanno chiesto l'Empoli, il Verona, il Bologna, anche se non lo ritiene una priorità. Sampo, forse. Sampdoria. Però tutte queste società pagherebbero solo la metà dell'ingaggio, comunque una cifra decisamente inferiore ai 3 milioni e mezzo. Come fu l'anno di Pirlo, per intenderci. Come fu l'anno di Pirlo, e questa è una soluzione che non interessa la Juve. Piuttosto, il Galatasaray andrebbe a coprire l'intero costo del calciatore. Calciatore che ha dato gradimento alla destinazione Galatasaray. Ecco perché su questo fronte bisogna monitorare, perché da qui a poco si potrebbe sbloccare la trattativa e la partenza di Rugani potrebbe portare o all'innesto di un altro difensore. Io credo di sì e ritengo che il nome di Milenkovic sia da tenere sotto osservazione, o all'occorrenza c'è sempre Danilo che può andare a fare il centrale. E quindi un terzino. E quindi un laterale, o vediamo. Okay. Io credo comunque la Juve voglia fare un difensore centrale, perché poi numericamente Gatti è stato promosso durante la tournée. L'ipotesi Danilo centrale secondo me è buona a prospettiva, però ecco, al momento non ho grandi riscontri sui laterali. Ma per Rugani stiamo parlando di una cessione definitiva o in prestito con ingaggio totalmente coperto? Ma guarda, lui ha 2 anni di contratto, quindi
è chiaro che andarlo a cedere anche per una sola stagione, scaricando completamente il costo, e sarebbe già una grande cosa, funzionale poi a, a rivedere gli aspetti d'uscita la prossima estate. Ecco. Ok. Quindi. Credo il Galatasaray stia ragionando su un prestito annuale, però vediamo. La trattativa deve ancora entrare nel vivo. Galatasaray... Ma se entra nel vivo non durerà molto, perché, okay, ripeto, ci sono tanti fattori positivi che si vengono incontro, quindi secondo me si può chiudere nel giro di poco. Mi sembra un po' di discorsi Covid, no? È la seconda ondata del mercato juventino, come la seconda ondata, stiamo vivendo la seconda ondata. E mi collego al Galatasaray, prendo il nome come assist, perché ieri si era parlato anche un po' di Mertens, no? Come possibilità Juve, che oggi sembra comunque andare sempre in direzione Galatasaray, e allora la Juve anche in attacco sta cercando qualcuno, prima parlavi di un laterale, e può essere Kostic. Beh, la Juve, ripeto, deve chiudere il tridente con un giocatore, poi magari può aspettare delle altre opportunità a fine mercato, ragionare su un eventuale vice Vlahovic, però certo, oggi serve un attaccante esterno che non è altro che il sostituto di Bernardeschi, mm-hmm, perché poi numericamente, se andiamo a fare i conti, certo, tutti gli altri giocatori che hanno lasciato la Juve sono stati sostituiti tranne Bernardeschi, quindi in quella zona di campo serve un giocatore. Kostic, sì, sono delle valutazioni in corso, così come Mertens è stato, a mio avviso, un'idea, o forse più che un'idea, per la Juve, che cerca lì un giocatore esperto in quella zona di campo. Allegri continua a sperare in Morata, anche se le condizioni poste dall'Atletico Madrid sono di difficilissima percorrenza, almeno ad ora, perché l'Atletico non apre al prestito, vorrebbe venderlo e in alternativa valuta la permanenza a disposizione di Simeone. Quindi la Juve può sperare solo in una terza fase di riflessione dell'Atletico Madrid, certo, e quelle riflessioni lì le fai l'ultima settimana di mercato. Ripeto, sì, oggi la Juve ha l'esigenza di fare un giocatore subito. Quindi, ricapitolando, alle 15.36 del 3 di agosto il piano è l'uscita di Arthur principalmente, per far spazio, sì, a Paredes, l'uscita di Rugani e poi eventualmente un nome potenziale può essere quello di Milenkovic della Fiorentina, e davanti un giocatore esterno che potrebbe essere Kostic, o magari hai qualche altro nome da... Ma Kostic, la Juve sta provando anche a fare un aggiornamento su Raspadori, ecco, Oscar, esatto, Martial, i vari Depay, così come, non so, altri giocatori che possono venire fuori per l'esterno di sinistra. La Juve sta cercando un'opportunità da chiudere subito, okay, nel giro di giorni. Ripeto, credo ci sia la volontà di portare a Torino un giocatore che possa scendere in campo già la prima giornata di campionato, per capirci. Okay. Ecco perché forse le ricerche sono più su giocatori pronti. E Raspadori avanti col Napoli, in realtà. Esatto. Però la Juve negli ultimi giorni ha chiesto delle informazioni sulla situazione. È un giocatore che i bianconeri seguono da diversi mesi, anzi, forse anni. Se effettivamente ci sarà la volontà di portarlo in bianconero, abbiamo già vissuto la trattativa di Bremer, che in 24 ore ha cambiato i colori della maglia, così, in maniera molto veloce e repentina, grazie a quella che è stata poi l'operazione Juve. Quindi, ripeto, Napoli è sicuramente avanti su Raspadori, però attenzione. Ma secondo te in questo momento come la sta vivendo Allegri? Nel senso, non è preoccupato ad avere una rosa ad oggi incompleta? Secondo te sta cercando di fare breccia nella società per muoversi, o sono cose concordate? Ma guarda, siamo al 3 di agosto e, ripeto, è vero che per l'inizio del campionato manca poco, mancano meno di 15 giorni, per sì, la fine del mercato stagione manca tanto, manca un mese, quindi è evidente che la Juve debba provare a fare qualcosa per definire quei tasselli necessari nell'undici titolare, e quindi un centrocampista e un attaccante esterno. Non metto dentro neanche il difensore, per intenderci, perché comunque tu con Rugani, no, tu con Rugani sei comunque a posto. Ah, poi dovesse uscire Rugani,
quel punto è giusto che vai a fare delle altre valutazioni in entrata. Però le necessità oggi in organico sono un regista di centrocampo, perché non c'è, e un esterno di sinistra per il tridente. Okay. Poi tutto il resto lo puoi fare valutando le opportunità con estrema calma, perché è un mercato che ancora per assurdo non è entrato nel vivo, ma non quello della Juve, in generale. I top club hanno fatto poco, anche perché la situazione economica, insomma, mi pare anche abbastanza... E quindi vediamo. In un mese può succedere davvero di tutto, di opportunità se ne possono presentare tante. La Juve, secondo me, è già stata brava a definire tre tasselli fondamentali, certo, del nuovo progetto. È chiaro che l'infortunio di Pogba ha un po' smorzato gli entusiasmi, però devi anche mettere in conto che nel calcio possono succedere queste cose. Proprio dall'infortunio di Pogba voglio farti una delle ultime domande, cioè secondo te in caso di stop di 5 mesi come si parlava, la Juventus sarebbe andata a fare un gran colpo in quella zona di campo? Ma probabilmente avrebbe fatto delle valutazioni sulle opportunità. A me le verifiche degli ultimi giorni non portavano sulle tracce di profili come Milinkovic-Savic, certo, per intenderci, quindi su un colpo importante dal punto di vista economico. È chiaro che il consulto medico e la decisione di fare una terapia conservativa ha dettato i tempi anche sul mercato. Attenzione però, Pogba tra 3 settimane tornerà in campo, facendo un lavoro atletico differenziato, ma tornerà in campo e il mercato sarà ancora aperto, quindi comunque la Juve ha ancora del margine per capire se effettivamente il giocatore può tornare abile e arruolabile nei tempi in cui ci si è detti, oppure se è necessario correre ai ripari. Per adesso mi pare di capire che si stia ragionando su un Pogba assolutamente protagonista già dall'inizio della stagione. Anche perché mi sembra di capire che un Paredes in cabina di regia al posto di Pogba inizialmente lo andrà a prendere Locatelli come mezzala, come è stato con Real. Penso proprio di sì. Ok. E comunque possono delle rotazioni che sì, poi comunque ci saranno delle rotazioni normali per un calendario che comunque costringerà la Juve a giocare ogni 3 giorni, quindi comunque servono delle rotazioni, e credo la Juve numericamente sia anche a posto in mezzo. Cioè, quindi la differenza devi farla sui giocatori che rientrano in qualche modo nei tuoi piani per caratteristiche o meno. Gli unici due che non potevano giocare nell'idea di Allegri erano Ramsey e Arthur. Ma infatti, gli altri possono ruotare tranquillamente. Adesso ti faccio altri 3 nomi, di cui uno è proprio un centrocampista che non abbiamo ancora tirato fuori. E 2 sono Kane e Pellegrini, che inizio trattativa Pogba e quando si parla di De Ligt sembra un calciatore in uscita. L'altro è Rabiot, che non ha preso parte alla tournée. C'è, sembra un interessamento del Monaco, che ieri ha giocato il preliminare di Champions. Questi 3 giocatori, cosa succede? Ma guarda, a differenza, ecco, l'unico effetto reale dell'infortunio di Pogba credo sia stato proprio il congelamento della posizione di Rabiot. Ok. Perché si è fermato Pogba e Rabiot insomma è stato ritenuto quasi incedibile. Poi se questa percezione resterà tale da qui a fine mercato, io credo di sì, ma dovremmo andarlo a verificare anche fino all'ultima settimana di mercato. Ripeto, molto dipenderà anche dalle percezioni che si avranno dall'infortunio, dal percorso di recupero di Pogba. Però ad oggi Rabiot resta in organico. Su Ken e Pellegrini la situazione non è cambiata, nel senso che in entrambi i casi si cede solo di fronte a offerte congrue. Pellegrini ha mercato in Premier League, ma la Juve vuole offerte da 10 a 15 milioni. Prestiti o offerte inferiori non servono. Pellegrini ha dimostrato di poter essere Dice Alessandro, o di giocarsi tranquillamente le carte alla pari con Alessandro già l'anno scorso, quindi al peggio la Juve sugli esterni resta così per un altro anno, fino a quando la prossima estate Alessandro andrà in scadenza di contratto e poi si dovrà fare mercato. E per quanto riguarda Ken, attenzione, perché c'è una riflessione che bisogna fare in più. Lui è arrivato in prestito biennale. Certo. La Juve
quest'anno può tenerlo pagando solo 4 milioni di prestito, e poi l'investimento grosso, quello dei 28 milioni per il riscatto, lo va a fare la prossima estate. Per cederlo bisogna riscattarlo, ma per riscattarlo subito a 28 milioni devi avere un'offerta di quel tipo lì. Certo, assolutamente. E ultimi due nomi che noi abbiamo fatto sono: uno è Miretti, che oggi compie gli anni, e l'altro è Sulé. Miretti sembra essere aggregato a prima squadra, no? Sì, Miretti rientra dalle vacanze, e per adesso è nelle dinamiche della prima squadra. Credo abbia buone possibilità di rimanere, così come Sulé dovrebbe rimanere a disposizione di Allegri. In pianta stabile in prima squadra tutti e due, sono due classe 2003. Esatto. Insomma, è una Juve che mette anche i giovani nelle condizioni di lavorare quotidianamente con i grandi campioni e di apprendere tante cose. Domani sei a Villar Perosa, Giovanni? Sì, assolutamente sì. Allora ci becchiamo lì. Ah, bene. Ci becchiamo lì. Ci vediamo anche dal vivo. E niente, dai, io ti ringrazio, ti lascio fare lo spam finale. Spiega chi è Giovanni Albanese a chi ancora non lo sa, dove trovarti. No, è un grande amico di Luca Toselli. Ok, vai. No, dai, sai che mi fa piacere, insomma, condividere questi spazi, poi è sempre piacevole. Giovanni è attivo su tutti i social, potete trovarlo su Twitter, su Instagram, anche su YouTube avevi iniziato, poi non so come hai deciso. Sì, no, ma non mi sono fermato, sono in fase di riflessione, sto cercando la mia identità. La tua via, la tua via. Sì, vorrei fare qualcosa, però sto provando a capire come lo strumento si sposa con le mie caratteristiche. Beh, questo è un inizio, vedi? Qua sei già su YouTube, è il primo passo. Assolutamente. Va bene. Grazie mille Giovanni, come sempre, super professionale, super simpatico e disponibile. Grazie, ragazzi, con piacere. Spero di aver toccato tutti i punti che vi ha richiesto, ma abbiamo fatto una bella chiacchierata a 360 gradi sulla rosa. A domani. Ciao. Ciao.